Ciao e benvenuto in questo nuovo video nel quale ti parlerò di sincronizzazione audio-video. Perché ti parlo di questo? Perché probabilmente, come in questo caso specifico dal quale sto registrando da una Canon EOS M100, che non ha l'ingresso microfonico, per cui sto registrando il video e l'audio dalla macchina fotografica, ma l'audio di questa macchina fotografica fa schifo. Perché? Non per colpa sua, perché non avendo la possibilità di introdurre un microfono esterno, l'audio della macchina fotografica, che è a distanza, che comunque non è chissà granché, sarà a un volume molto basso e sarà molto 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 rumoroso. Quindi che cosa si fa? Quando si compra una macchina fotografica del genere, io l'ho comprata per 200 euro usata ed è una macchina che funziona benissimo, se avesse l'ingresso per il microfono sarebbe perfetta, l'unica pecca è che non fa filmati in 4K, ma voglio dire, insomma, si può sopravvivere ancora per un po' senza. L'unica soluzione qual è? È quella di fare come sto facendo io. In questo momento ho un Rode qui sopra di me e sta registrando nel mio iPhone. Ok, quindi che cosa faremo in questo tutorial? Ti faccio vedere come, in maniera semplicissima, perché poi fa tutto Final Cut Pro X, io non faccio quasi niente se non scegliere le tracce da unire. Vedremo come la traccia audio-video che io vado a importare dentro Final Cut può essere miscelata insieme al file solo audio che sto registrando dal mio telefono con il Rode, può essere messo insieme per dare un risultato che è quello che tu stai vedendo in questo momento. Il video che tu stai vedendo in questo momento, infatti, è il risultato dell'editing che ho fatto su Final Cut Pro. Ok, quindi ti faccio vedere nel dettaglio come fare questa operazione semplicissima. Perché? Perché probabilmente hai una macchina fotografica tipo la mia che non ha l'ingresso microfonico, ma che registra video tutto sommato utili per essere pubblicati su YouTube. Quindi che fare? Buttare la macchina fotografica, venderla e comprarne un'altra super costosa? Sì, se puoi sarebbe meglio, ti semplifichi la vita, ma se non puoi o non vuoi, perché magari non hai ancora deciso se i video sono il tuo futuro, ti spiego appunto come fare. Quindi non esitiamo, non perdiamo altro tempo e iniziamo questo tutorial. Bene, eccoci dunque nella nostra schermata di Final Cut Pro X. Abbiamo importato i nostri video e le nostre tracce audio, quindi ci sono due video, uno e due, e due tracce audio. Quindi come ti dicevo, questi file video qui hanno, quando nel momento in cui li importiamo nella timeline, vedi, hanno comunque l'audio, ma quest'audio fa schifo, quindi non ci interessa. Quello che noi dobbiamo fare è prendere da questa traccia solo il video e unirla con questo audio. Ora potremmo farlo a mano, ma questa operazione sarebbe sicuramente più lunga e molto più faticosa, perché dovremmo essere davvero super 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 precisi. Quindi, a prescindere dalla lunghezza delle due tracce, perché io di solito accendo prima il microfono, dico le parole prova, in modo da vedere se sta effettivamente registrando, e poi faccio partire la videocamera. Questo che vuol dire? Vuol dire che i due file non sono della stessa lunghezza. Nonostante questo, infatti questo non è assolutamente un problema, nonostante questo si possono fare delle registrazioni, quindi unire le due tracce in modo tale che ne abbiamo soltanto una che, ora ti faccio vedere, come per magia unisce il video della traccia 1, diciamo di quella audio-video, e l'audio della traccia 2. Proviamo. Allora, quindi abbiamo selezionato la prima traccia video, selezioniamo anche la traccia audio, come vedi sono entrambe selezionate, tasto destro, Synchronize Clips. Ok, questa è la funzione magica che risolve la vita. Guardiamo un attimo che cosa succede. Se io clicco, cosa succede? Mi chiede il nome della traccia, quindi possiamo dire video 1. Mi chiede in quale evento devo inserirlo, va benissimo questo qui, tanto insomma non mi interessa. Poi dice Use Audio for Synchronization. Disable audio components on AV clips. Ok, quindi lasciamo tutto esattamente così com'è e guarda che cosa succede. Fatto. Ha creato questa traccia che ha l'audio del microfono e solo il video di questa traccia qui. Fatto. Tutto qui. Non c'è nient'altro da fare. Ok, quindi la funzione di Final Cut Pro è davvero 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 semplice, elementare, ci vuole un secondo e ti garantisco, se vedi i miei video te ne accorgi che effettivamente l'audio e il video sono sincronizzati in maniera perfetta. Prima di lasciarti voglio darti un consiglio. Quando noi importiamo le tracce, immagina qui di averne molte di più, io adesso qui ne ho messe soltanto, ce ne sono due tracce video, due tracce audio e poi c'è questa unita. E probabilmente ci sarà anche quest'altra. Proviamo a unire anche questa. Synchronize clip. Ok.
abbiamo questa seconda traccia che mi vado a portare qui. Ecco, al di là di queste due che tengo, ce ne sono tante altre. Ok, guarda però una cosa, vedi questa striscia arancione? Ecco, questa è una funzionalità meravigliosa di Final Cut che però bisogna abilitare. Ok, che cosa significa? Significa che mi fa vedere quali tra le mille tracce che probabilmente avrai dentro un progetto sono state utilizzate. E se non le utilizzi tutte, perché ne importi soltanto una parte, l'arancione non sarà su tutta la barra. Quindi ti consiglio di far cosa? Andare qui, Browser e Used Media Ranges. Quindi da capo vai in View, Browser e ti assicuri che questo comando Used Media Ranges sia flaggato. Fatto questo, in automatico, ogni volta che utilizzerai una traccia, questa verrà indicata col colore arancione. Non solo tutta la traccia, ma solo il pezzo che hai inserito. Credo che sia una funzione veramente meravigliosa. Spero che questo video sia stato utile come lo è stato per me. Scoprire infatti che non c'era bisogno fin da subito di acquistare una macchina super costosa, super performante, per carità, ma si poteva iniziare con l'attrezzatura a disposizione e quindi grazie anche a Final Cut Pro X e a quella sua funzione di sincronizzazione audio-video, diciamo, è stata una bella scoperta per me. Quindi spero che questo video sarà interessante, sarà utile per te in modo che ti faccia risparmiare tempo e soldi e soprattutto ti faccia capire in poco tempo se fare video è quello che vuoi realmente fare. Bene, ti saluto ricordandoti però di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui prossimi video che pubblicherò. Grazie mille, ciao!